Le mie disavventure con il falcone mi portano al di là del vecchio confine. Gli Ascolani correttamente vantano la loro origine molto più antica di Roma. Ascoli era Ascoli quando Roma era Pascoli. Il professor Papetti è il direttore della Pinacoteca Civica. Plinio loda molto le produzioni agricole picene, è il primo a citare le olive, appunto, che sono uno dei cavalli di battaglia della tavola ascolana. Qui c'è uno dei capolavori della Pinacoteca, che è Idillio verde o passeggiata amorosa di Giuseppe Pellizza da Volpedo. E qui uno ha un'idea parziale di quello che è questa Pinacoteca, che ha la particolarità di avere dei capolavori straordinari, ma sembra di entrare in una dimora privata che abbia conservato il fascino del passato. Il Tronto segnava il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Era un confine abbastanza permeabile, soprattutto alle idee e agli artisti. Molte famiglie del patriziato ascolano erano imparentate con quelle del vicino Abruzzo, quindi pur trovandosi su fronti diversi, in realtà c'era uno scambio molto intenso e anche uno scambio artistico molto intenso, già a partire dal 300 fino ad arrivare appunto a Crivelli, che ha lavorato sia nell'Ascolano che nel Teramano, Colla della Matrice, che è di Amatrice, ha lavorato ad Ascoli, ma ha lavorato anche all'Aquila, dove ha creato il suo capolavoro, la chiesa di San Bernardino. Quindi il fatto che appartenessero a due stati diversi non era avvertito come qualcosa che impedisse, diciamo, il passaggio delle idee. Passeggiando per i corridoi della Pinacoteca, noto il busto di un Cristo che assomiglia a un cantante rock. E proprio lì accanto c'è una grande collezione di liuti. Già nel 700 ad Ascoli c'erano dei maestri liutai molto abili e ancora oggi, appunto, c'è una tradizione in questo senso d'Ardas, Dario Faini e di Ascoli. Poi abbiamo Saturnino, abbiamo Giovanni Allevi, che gode di una notorietà internazionale, e abbiamo il maestro Ada Gentile, che ha scelto di vivere ad Ascoli, dove ogni anno organizza una straordinaria manifestazione dedicata alla musica contemporanea nel mese di ottobre. Una delle città più antiche d'Italia è dunque fucina d'artisti molto contemporanei. L'obiettivo di un compositore è scrivere, ma non scrivere per il pubblico. Io scrivo perché scrivo. Anche il mio gatto ascolta questa musica perché è abituato ad ascoltare questa musica. Ada Gentile è una delle compositrici di musica contemporanea più conosciute al mondo. Se dovessi scrivere per il pubblico, no, sarebbe un fallimento. Infatti molti giovani compositori dopo la mia generazione, eccetera, vogliono subito vogliono che i loro pezzi, le loro musiche vengano accolte dal grande pubblico, e questo non è possibile. Ada è nata in Abruzzo, ma dopo aver girato il mondo ha scelto di vivere proprio ad Ascoli. La musica è un po' ferma. Per me è molto importante sperimentare, cioè, perché noi parliamo così. Io e i miei allievi ho sempre detto bisogna sperimentare, questo è il termine esatto, ecco, più che ricerca è sperimentare, la sperimentazione, se si fa ancora. Io temo che la sperimentazione oggi non esista più e non esisterà neanche tra 20 anni.